Nella Gran Course con Mezzalama, Pierramenta, Patou de Glacier, Tour de Route, quest'anno è entrata a far parte anche la tappa della Damello Ski Raid, una giovanissima dello sci alpinismo che dopo solo due edizioni è riuscita a ritagliarsi un posto sul trono delle regine dello ski alper. Ben visibile l'entusiasmo negli occhi del presidente del comitato organizzatore Alessandro Mottinelli. Oggi erano tutti qui, hanno visto la Damello in un giorno spettacolare, una gara entusiasmante sia dal punto di vista agonistico sia dal punto di vista amatoriale, tantissimo pubblico, una grande gioia vedere dall'alto, dall'elicottero, queste veramente migliaia di persone, perché abbiamo stimato circa 2000 persone sul percorso, ad applaudire questi atleti, grandi atleti. Alla starting list 600 sci alpinisti provenienti da tutto il mondo, i grandi della ski alper c'erano praticamente tutti, compresi i campioni del mondo 2011 Kilian Hornet-Burgada e Mireia Miro. In ambito maschile i favoriti erano l'accoppiata ispanico-francese Burgada Blanc, previsione sfatata dalla vittoria azzurra del valtellinese Guido Giacomelli, in coppia con il bormino Lorenzo Holstend, che hanno chiuso la gara con un tempo di 4 ore, 30 minuti e 46 secondi. Sì, oggi è stata una gara bellissima, gli organizzatori hanno preparato un percorso perfetto, sono stati aiutati dalle condizioni meteo, noi abbiamo cercato di fare il nostro, abbiamo fatto un buon ritmo sulla prima, abbiamo fatto un po' la differenza sulla seconda rispetto ai nostri avversari. In ambito femminile le aspettative sulla vittoria si sono materializzate con il primo arrivo in rosa di Mireia Miro e Letizia Hu, alle loro spalle le italianissime Francesca Martinelli e Roberta Pedranzini. Numeroso il pubblico presente che grazie al servizio gratuito della cabinovia del comprensorio sciistico Damello Ski ha potuto raggiungere il passo del Presena e seguire da vicino i passaggi della seconda tappa della Gran Course. A Damello Ski Ride una giovane ma autorevole nuova regina dello ski alper.